grazie per essere tutti qui. Poi il mister uscirà a salutare i tifosi che hanno la pazienza di aspettarci. Il presidente non c'è perché ha avuto un contrattempo a Milano e quindi vi saluta e avrebbe condiviso questo nuovo momento, questo punto di partenza, ma chiaramente è degnamente sostituito dal nostro direttore sportivo. Buongiorno a tutti, oggi siamo numerosi, siamo contento di essere qui, così, vedendovi così tanti mi sembra che è una bella cosa, perché penso che iniziare una nuova stagione bisogna essere bravi un po' tutti a cercare di iniziare con un buon entusiasmo, perché l'entusiasmo fa sempre, è una cosa sempre importante e porta sempre a delle cose positive. Oggi farete voi delle domande a Fabio, il nostro nuovo mister. Intanto lui così si abituerà a vedervi così numerosi, visto che dovrà fare i conti con voi spesso. Penso che sia una cosa, abituarsi subito alla cosa migliore. Ma non devo dire altro, perché penso che è giusto che oggi si parli con il mister e facciate le vostre domande. Allora, si rompe il ghiaccio con mister Grosso, prego. Allora Fabio, 2004 è diversa. Scusa, Antonio Guido, Corriere dello Sport, vi prego prima di presentare. Marini, grande artesia a Palermo, la voglia della Serie A. Adesso 2017-2018, qui c'è la stessa voce. Buongiorno a tutti innanzitutto, è un grandissimo piacere per me essere qui. Ringrazio innanzitutto il direttore che mi ha dato questa grande opportunità. E prima del direttore, insomma, mi faceva piacere fare una parentesi, per me fondamentale, e quindi ringraziare coloro che mi hanno permesso di poter arrivare da voi oggi. E quindi ringrazio la Juventus, la società Juve, che mi ha dato l'opportunità di iniziare questo nuovo mestiere, che me l'ha fatto fare al meglio, mi ha fatto fare tante esperienze in questi 4 anni. Ringrazio il presidente Agnelli, i direttori Marotta e Paratici e il direttore Cherubini, che è stato sempre a diretto contatto con me. Non faccio altri nomi, ma ovviamente l'ho già fatto di persona, ringraziando tutte le persone che sono state a contatto in questi anni con me e che hanno permesso e che hanno fatto sì che io oggi arrivassi in questa città, dove, come ha detto lei, ci sta sicuramente tanta voglia di voler fare bene, e che è una cosa comune al mio desiderio, perché arrivo qui con tanta passione, tanta energia, tantissimo entusiasmo per provare a fare il meglio possibile in questa piazza. Mister, cosa l'ha convinta a venire a Bari, il progetto Bari? Questa è una parola che si usa spesso. A me è bastato pochissimo a convincermi. Sentivo l'esigenza di terminare quello che avevo fatto fino a pochi mesi fa, cioè allenatore dei ragazzi, e avevo voglia di confrontarmi nel mondo dei grandi. Ovviamente sono consapevole del fatto di essere arrivato in una piazza importante, sono contentissimo di questo. E nella mia vita, a livello sportivo, anche a livello umano, ho sempre accettato tante sfide, tantissime. Quelle che ho accettato sono sempre state fatte perché pensavo di poterle superare, e anche così ho fatto questo tipo di scelta. Domenico e poi Paolo Ruscito. Domenico Brandolisi. Sì, salve, Domenico Brandolisi, Bari nel pallone. A proposito, no, della grande piazza, del blasone che Bari ha da sempre, volevo chiedere appunto come mai questo grande salto appunto dal calcio a livello giovanile, quindi a livello di primavera, e quindi subito catapultato in una realtà grande anche a livello di pressioni, no? Si dice molto spesso che le pressioni possono esercitare la loro influenza. Ecco, pensando anche alla carriera che ha avuto da calciatore, dove anche ha risultato Coppa del Mondo con istituzioni internazionali, che effetto fa da questo punto di vista? Ma sono contentissimo di questa opportunità, avendo deciso di abbandonare quello che facevo prima, pensando fosse il momento giusto per poter partire, ho aspettato che arrivasse qualche proposta.
Ci sarebbero state delle idee di poter fare ovviamente un passo verso il mondo dei grandi. Sicuramente questo è più di un passo, potrei definire anche un salto molto lungo. Però, come ho detto poco fa, sono contento di aver accettato questa sfida e sono convinto di averlo fatto. E ogni volta che l'ho fatto pensando di poterla fare al meglio e di poterla portare a compimento. E anche in questo caso ho sentito di poter avere le qualità e le possibilità per poter fare un ottimo percorso in una piazza sicuramente importantissima come quella di Bari. Paolo, salve mister. Paolo Cizzo di Radio Selene, è stato ben arrivato. Grazie. Lei ha regalato nella sua carriera momenti indimenticabili ed emozionanti a un paese intero, no? Inutile ricordare di cosa stiamo parlando. Questa è una piazza profondamente depressa dopo le ultime stagioni, sicuramente abbastanza deludenti, per non dire molto deludenti. Allora le chiedo di dirti, insomma, della sua capacità di regalare emozioni. Come si rilancia una piazza così depressa? Qual è la sua ricetta per regalare le emozioni al pubblico di Bari? Ho detto poco fa del percorso che ho terminato e la base per cui ho terminato il percorso che ho fatto per 4 anni è stata quella di non sentirmi più al 120% partecipe di quello che stavo facendo. Ogni cosa che faccio nella mia vita la faccio mettendo dentro anima e corpo, mettendo tutte le energie a disposizione che ho, provando a fare il massimo per riuscire a fare il meglio. Quindi sicuramente alla base di quello che faccio c'è, come ho detto nelle prime parole, c'è tanta passione e tanto entusiasmo per voler fare bene. Ovviamente so benissimo che ci confronteremo in un campionato molto molto difficile, so benissimo quali sono le aspettative della società, so benissimo quali sono le aspettative della piazza, so benissimo quali saranno le difficoltà a cui andremo incontro, perché sono certo che ne saranno tante, ma sono certo che al di là delle promesse che potremo fare, perché insomma le promesse a me non piacciono tanto, quelle che non siamo certi di poter mantenere. E quindi quando dipende anche da altri è difficile fare promesse. L'unica promessa che mi sento di fare è quella di dedicarmi interamente a questa società, a questo club e riuscire a coinvolgere, travolgere i tifosi per far sì che questa piazza torni ad avere l'entusiasmo che ha sempre avuto. Claudia. Sì, buongiorno Claudia Caponata, di nuovo benvenuto. E la curiosità è femmina, si sa. Volevo sapere un po' come sono andate le cose. Come è arrivata questa proposta? Giuliano è arrivato, che cosa ha detto la prima? Poi, se è possibile, anche una seconda. Da allenatore per la breve carriera che ha avuto fino a questo momento, chi ha studiato? A chi si sta ispirando? La prima è molto semplice come risposta perché l'avevo detto anche poco fa, è bastato pochissimo. Dopo aver terminato quello che ho fatto per 4 anni, è bastata una telefonata del direttore, un incontro successivo e poi siamo partiti, perché per me questo è stato un grande onore riuscire, ricevere questa telefonata, è stato un grande onore avere questa opportunità. Ripeto, so benissimo quali sono le pressioni che mi aspettano. Ma sono certo che con tanto tanto lavoro, tanta umiltà che mi ha sempre contraddistinto, potrò essere in grado, insieme ai miei collaboratori e insieme ai ragazzi che avremo a disposizione, di poter fare un bel È campionato. stato subito un sì, non ci ha pensato Ci ho pensato molto poco, quello che serviva per capire se questo salto lungo, potesse essere la cosa migliore da fare. E ovviamente il fatto che io oggi sia qui mi ha fatto pensare a suo tempo che era la cosa giusta da fare e sono contentissimo di averla accettata. Della seconda, sono sempre stato un amante del calcio, un appassionato da quando giocavo e quando poi sono diventato allenatore. Mi piacciono tante cose di tanti allenatori, come si dice, ognuno di noi, essendo una persona, ha tante cose positive e ovviamente ha tantissimi difetti. E provo ad apprezzare le cose positive di tanti allenatori. Sicuramente nella mia idea c'è voglia di voler provare a far giocare la squadra un calcio che riesca a coinvolgere anche la gente che viene allo stadio. C'è voglia di ottenere qualcosa di bello perché ovviamente quella è la base per riuscire a coinvolgere più persone possibili. E c'è voglia di farlo con delle basi solide e imprescindibili, che sono quelle dell'unità. Credo tanto nella coesione,
nella coesione di squadra, nella coesione tra staff, allenatore e squadra, nella coesione tra staff, allenatore e squadra e tutto ciò che circonda la squadra. Sicuramente non si possono prendere così gratuitamente queste cose, proveremo a conquistarle con il lavoro sul campo quotidianamente, sperando di poter ricreare l'entusiasmo che questa città sicuramente ha dentro e che negli ultimi anni ha fatto un pizzico di fatica a poter esternare. Michele? Sì, sono direttore di Lazio, benvenuto. Volevo chiedere se ha un modulo preferito e se in questo modulo preferito è legato anche alla lista di rinforzi che ha concordato con la Soriano. Se in questa lista ci saranno atleti cresciuti nella cantina della Juve. Ma un modulo preferito... Ho usato diversi moduli, mi piace più che definire i moduli, mi piace definire i modi, il modo di giocare, e il modo di giocare può cambiare anche in base, non cambia il modo in base al modulo che si usa, quindi non è determinante il modulo, è determinante nel tempo riuscire a capire quali ragazzi potranno arrivare a far parte di questa squadra, riuscire a capire subito quali possono essere le loro potenzialità e mettere ognuno di loro nella posizione giusta di campo per poter esprimere al meglio le proprie qualità. Buonasera. Buonasera. La lista sulla lista dei rinforzi? Ma non c'è una lista, a parte che non sono stato mai abituato a farla e non mi è stata neanche richiesta. C'è una condivisione di un'idea che si basa sulle qualità che ho detto poco fa, la voglia di voler fare bene, la voglia di voler arrivare a Bari con le caratteristiche che hanno contraddistinto il mio arrivo. Quindi per me questo... è un arrivo importante in una piazza fondamentale e credo che la selezione sui giocatori debba essere fatta anche con questo criterio. Prendere ragazzi che hanno tanta voglia di venire in questa piazza, che hanno tanta voglia di fare bene, che hanno voglia di, insieme ai loro compagni, di riportare questa città dove merita. Sicuramente ha toccato un tasto bello perché caratterialmente non ho mai amato essere sotto le luci dei riflettori. Sicuramente so che ho un ruolo che impone il fatto di doverlo essere e credo di poter essere bravo a starci. Mi piace farlo quando serve, mi piace farlo come serve. So stare anche in piazze tipo Bari, perché ovviamente nella mia carriera non è che sono stato sempre a Torino, ma ho girato tante città. Ho un carattere solare, anche se mi piace condividerlo con le persone a me vicine, quindi sono anche molto socievole, anche se a tratti forse non è sembrato, perché non mi è mai piaciuto, soprattutto nel post calcio, rimanere sotto la luce dei riflettori. Mi piace tanto lavorare, mi piace farlo bene. Mi piace metterci tutto quello che ho quando faccio le cose e arrivo con tanta voglia di voler fare bene in una piazza importantissima. Poi il tempo sarà galantuomo. Pasquale? Buongiorno mister, Pasquale Caputi, Corriere del Mezzogiorno. Le faccio due domande. La prima, nello scorso anno è stato costato per i pesi di una squadra come il Mezzogiorno, che era pronto, che sempre stava in tutta le campagne. Volevo chiedere cosa ha fatto la differenza tra accettare questa realtà e non accettare invece quella che sono qua. Se è solo un fatto di tempistica, di interpreti, di essere pronto al grande salto, come dicevo prima. E volevo sapere se si è parlato con qualcuno che conosceva la realtà barese, se qualcuno gli ha detto qualcosina, come fosse. Ma ti rispondo molto semplicemente. Ragiono tanto sulle cose, ma la cosa importante è che vivo molto anche di sensazioni. Ovviamente non mi piace parlare di quello che è successo negli altri anni, mi piace parlare di quello che sta succedendo adesso e le mie sensazioni erano strapositive quando mi si è prospettata questa opportunità, quindi lo ripeto ancora, ho tanta voglia di poter prendere questa sfida e tanta voglia di volerlo fare nel migliore dei modi. Lattanzi?
su qualcuno, non si è parlato con qualcuno della realtà parigi, qualcosa che ti accompagna? Ma conosco, insomma, io non sono nativo di Roma, ma ho sempre vissuto a Pescara. Conosco, sono stato diverse volte qui da giocatore, da non giocatore, ho tanti amici di queste zone, quindi conosco benissimo quella che era la realtà. È una realtà che mi piace tantissimo, è una realtà che ha grandissime potenzialità e ovviamente sta a noi quotidianamente lavorare per poterle tirare fuori tutte quante. Mister, buonasera, sono buonasera. Prima ha accennato qualcosa del suo calcio, diceva cioè importante il modo di proposte al di là del modulo. Questa è una squadra che ha bisogno di trovare un po' la sua identità, quello che forse è mancato negli ultimi anni anche a livello proprio di proposizioni di gioco, a livello tattico. Quindi le chiedo se c'è qualcosa del suo calcio alla quale non rinuncerebbe mai, magari un presupposto, un dato dal quale si deve assolutamente partire. E poi immagino che avete insomma già studiato la nostra rosa e se c'è qualche elemento dal quale si sente assolutamente di dover ripartire. Ma non c'è niente di particolare che deve essere la base per poter fare qualcosa di bello. C'è sicuramente, come ho detto prima, il modo di volerlo fare nella maniera migliore. Mi piace dare un'identità alla squadra, mi piace nell'organizzazione lasciare la libertà ai giocatori di potersi esprimere e ovviamente mi piace farlo con giocatori di qualità, perché tutto diventa più facile. Sulla seconda domanda? Se diciamo studiando un po' la rosa del Bari c'è qualcuno che le piace particolarmente? Ma sicuramente è una rosa che ha tanti ragazzi di qualità, ma quella è una cosa che vedremo meglio nel tempo insieme al direttore, come costruirla per far sì che possano venire fuori tutte le qualità dei ragazzi che saranno a disposizione. Dai. Su Franco risponderò, ma mi piace fare una premessa generale, che non amo parlare dei singoli perché mi piace tanto riuscire a parlare sempre di squadra, non essendo uno sport di singoli, è uno sport di squadra costruito da singoli ovviamente, quindi ci sarà bisogno di tutti, ma ci sarà bisogno di tutti che mettano a disposizione le loro qualità per la squadra. Su Franco siamo stati compagni di squadra, conosco benissimo quelle che sono le sue qualità tecniche, conosco altrettanto bene quelle che sono le sue qualità umane e sono convinto che sarà un ragazzo importante per questa società e per questo club nell'anno che verrà. Sei convinto di averlo? Sei convinto di averlo? Per il momento sono convinto di averlo. Ovviamente Franco viene da un infortunio, vorrà vedere in che condizioni sarà lui, vorrò vedere io in che condizioni si tornerà. Però sicuramente conoscendolo umanamente e calcisticamente è un giocatore che con la Serie B, le qualità di questo giocatore con la Serie B c'entrano poco, quindi sicuramente mi farebbe piacere averlo a disposizione nel club. Enzo? Sì, salve mister, benvenuto. Grazie. Ti chiedo, che idea si è fatta di questo campionato di Serie B che lei ha sicuramente svolto in TV, cosa serve per far bene? Questa è una domanda. L'altra domanda è negli ultimi tre anni ormai sono passati allenatori anche di nome, no? Che per una serie di motivi non hanno fatto bene, no? L'ultimo è stato addirittura Blancone di Serie A. Questo è un motivo di leggerissima preoccupazione, il fatto che tanti allenatori abbiano fatto bene, oppure paradossalmente è una sfida ancora più intrigante? Ma in questo momento non ho preoccupazioni, ho tanta voglia di voler fare bene con questo club, che ho ringraziato per l'opportunità che mi ha dato. Sono consapevole del fatto che è una piazza difficile, ma le sfide difficili insomma mi sono sempre piaciute, quindi l'ho accettata volentieri. Sulla B invece? Sulla B ho detto prima che ritengo sia un campionato difficilissimo. Abbiamo visto l'anno scorso che due squadre hanno fatto il doppio salto dopo aver lavorato soprattutto una delle due tanti anni per poterne fare uno solo e arrivare in Serie B, sono riusciti a fare il doppio salto. Sicuramente un campionato lunghissimo, sono tantissime partite,
la cosa fondamentale che penso è che ci saranno tanti momenti difficili, sicuramente, tanti, pochi mi auguro. La bravura nostra deve essere quella di riuscire a diventare forti quando i momenti saranno difficili, perché credo che poi quando le cose vanno bene, le qualità dei ragazzi, l'entusiasmo dell'ambiente sicuramente aiuterà a far sì che la squadra possa continuare a viaggiare a vele spiegate. La grande difficoltà ovviamente di una piazza così esigente e con così tante aspettative è che forse alle prime difficoltà un pochino può andare nel panico. Quella deve essere la mia grande bravura, far capire ai ragazzi quanto è importante riuscire a creare un gruppo solido, quanto è importante credere in quello che si fa, quanto è importante avere le qualità di cui ho parlato prima, passione, entusiasmo, voglia di diventare protagonisti di questo ambiente, per poi riuscire a resistere ai momenti difficili che un campionato come la Serie B sicuramente ci metterà di fronte, e saranno proprio quelli i momenti in cui potremo essere bravi a costruire il nostro percorso. Maurizio? Buongiorno. Buongiorno. Una domanda, anzi, che riguarda l'intervento che ho fatto nei giorni scorsi sul suo ex giocatore, Vogliacco, della Juventus. Lui, le cose che mi ha detto, due cose mi hanno colpito in particolar modo, volevo chiederne conferma lì. Una è che lei non è un sergente di ferro, ma sa quando è il momento giusto per parlare e quando parlare e come parlare. Cioè, ha fatto un elogio dal punto di vista caratteriale per quanto riguarda la gestione dello spogliatoio, e poi ha detto che per quanto riguarda il suo gioco è un gioco che si ingrana, fa divertire la gente. Ha inquadrato queste due situazioni e volevo sapere ma in questi anni che ho lavorato nel settore giovanile sicuramente mi è piaciuto instaurare un rapporto importante anche con i ragazzi, perché nel settore giovanile ovviamente ci sono due cose che devono andare di pari passo: miglioramento individuale dei giocatori accostato al raggiungimento dei risultati, perché ovviamente quando lo fai con le maglie di una società importante sicuramente queste due cose devono andare di pari passo. È stato un percorso lungo, è stato un percorso difficile, è stato un percorso che mi ha insegnato tanto, che mi ha messo davanti a tante difficoltà, sicuramente non la difficoltà che di dovermi confrontare con tante persone che guardano il mio lavoro, però tante altre difficoltà che mi hanno fatto crescere molto sotto tanti punti di vista. E con i ragazzi mi sto arrivando un ottimo rapporto, quindi ringrazio Alessandro per le parole che ha speso per me. Sicuramente mi piace far rispettare quello a cui tengo, non sono uno che prova a dare tantissime regole, ma quelle poche che ci saranno mi piacerebbe e mi piacerà farle rispettare. Mi piace riuscire a coinvolgere più giocatori possibili, mi piace creare un ambiente che abbia entusiasmo per poi creare intorno un ambiente che tiri fuori l'entusiasmo che già ha. Franco? Sono una persona che si è sempre messo molto in discussione, questo ha fatto sì che crescessi negli anni tantissimo, sia quando facevo un altro mestiere che quando da 4 anni faccio l'allenatore. E la caratteristica che mi ha sempre accompagnato è stata, più che la paura di sbagliare, il coraggio di provarci. E quindi credo che oggi più che mai posso usare queste parole.
e penso che oggi più che mai siano importanti per far capire quello che ha fatto sì che io dicessi sì a questa squadra e per quale motivo sono seduto su questa sedia. Allora, mister, lei sa benissimo tutto, le sue risposte sono benissimo, adesso vorremmo sapere come cambierà, come sarà. Lei ha vinto il campionato di Pichi con 30 gol di Toni. Che tipo di attaccanti vorrà? Il Bari quest'anno ha fatto una faticaccia, ne ha narrato la risposta con gli attaccanti. Ma queste... Toni ha smesso però. Toni ha smesso. Lo so che Toni ha smesso. Cioè, non dico mai c'è. No, no, prendiamo Toni. Ma lui c'è andato, o no? Sì. Che tipo di squadra sarà? Che Bari vorrà? Che Bari vedremo? E questo, al di là delle... Vedremo... Vorrò una squadra composta da giocatori che pensano che questo debba essere l'anno migliore della loro carriera e questo penso che sia già una prerogativa importante. Da lì proveremo a fare quotidianamente tanto lavoro per migliorare giorno dopo giorno e per raggiungere qualcosa di bello tutti insieme. Luca, poi Michele Salomone. Sì, mi sta stando, so che non ha parlato di singolo giorno, ma domani sono dei giocatori della prima vera che la faccio, visto che Ken si è reso protagonista di un errore sbagliato recentemente, gli ha garantito un riscatto sull'aria, magari vuole riscattarsi, insomma, per dire qualcosa. Non abbiamo ancora parlato di giocatori, avremo tempo per farlo, quindi penso queste siano domande più da direttore, per il direttore. Io ho detto quello che penso sulla squadra, so quali sono le caratteristiche che servono per poter fare bene e mi auguro che possiamo avere tanti ragazzi con queste caratteristiche. Michele, buonasera, mister. Michele Salomone di Radio Nova. Anzitutto in bocca al lupo perché lei di noi mi ha molto piaciuto. Intanto volevo chiedere se è possibile riconoscere i termini contrattuali, che non è stato fatto con il 5 per carità, ma in termini. E poi volevo chiedere, anzi volevo dire, questa è una città che già viene da qualche anno di delusione. Molto importante sarà il primo impatto, al di là di quello di Erma, la conoscenza con l'allenatore, ma le prime prove del Bari saranno importanti. Questa è una città che si esalta molto presto, una città che riesce a dare una carica, a darsi una carica. In questo senso immagina un tipo di preparazione, come dire, proprio impostata in questo senso, per far trovare una squadra bella prova e tutto il tempo, sa, con i primi risultati che arrivano, si sono costruiti di questo compagno. Sul contratto, abbiamo fatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Come penso, diciamo, nella norma, come sapete, ho detto più volte che volevamo un allenatore giovane. I contratti sono importanti nella vita, ma secondo me anche nelle città di calcio, soprattutto in certi ruoli, non sono tutto, perché quando si trova bene viene automatico continuare insieme un percorso, a volte più sincero che magari avere contratti di 3, 4, 5. Penso che come durata di tempo fare un contratto di 2 anni, noi abbiamo chiesto e voluto un'opzione per il terzo anno, anche se poi, ripeto, come con qualcuno di voi abbiamo già parlato, capita che magari un allenatore poi ha una richiesta da un'altra squadra, quindi tenere un allenatore, secondo me, che vuole andare in un'altra squadra è un autogol, quindi alla fine vedi che poi i contratti lasciano un po' il tempo, però noi abbiamo voluto fare un contratto di 2 anni con un'opzione per il terzo. E per quanto riguarda la domanda a cui rispondo io, il discorso di Fabio Lupo, sì, noi dal punto di vista ufficiale, come ben sai, non abbiamo mai detto niente, però era più di un'idea per ricoprire un ruolo importante nel nostro settore giovanile che Fabio aveva accettato e sposato, diciamo, con entusiasmo.
salvo una telefonata che ha ricevuto da qualche giorno che non si aspettava di ricevere, probabilmente soprattutto in questo momento, ma in questo periodo qua, da parte del Palermo, che ha un pochino cambiato le cose, perché non che lui sia sceso da una macchina e abbia salito su un'altra, però meno male che ha ricevuto una chiamata importante per ricoprire un ruolo in prima squadra nel Palermo, quindi penso che, come spesso io sono un pochino ripreso da voi giornalisti, perché non anticipo le cose, i nomi, ma lo faccio per una questione di discrezione, perché finché non c'è una firma su un contratto, vedete che nel calcio può capitare di tutto. Capisco Fabio, perché è difficile anche magari verificare una possibilità, Fabio Lupo parla come questa, però quindi penso che lui non venga male, ma vabbè, detto, però troveremo un'altra soluzione che ci piace. Qual era la domanda al mister? Se partiamo bene o no? Partire bene. Credo che tutti vogliano farlo e sicuramente anche noi lavoreremo per fare un'ottima partenza, perché è importante partire bene, ma è fondamentale capire che il campionato sarà lunghissimo e sarà pieno di insidie, quindi la bravura grande deve essere quella di riuscire a rimanere compatti nelle insidie e ripartire poi tutti insieme. Emiliano, poi Antonio Lippelli. Salve mister, sono grazie. Credo che il prossimo momento della D sia una sorta di campionato di altitudine, visto che ci sono squadre fortissime, Palermo, Pescara, Lempoli, immagino che avete parlato con i direttori di programmi minimi, nel senso di obiettivi minimi. Allora, qual è il ruolo che il Bari potrà svolgere in un campionato, ripeto, difficilissimo, qual è il prossimo D e se c'è un obiettivo minimo che il Bari dovrà raggiungere? Condivido il fatto che sia un campionato difficilissimo da poter quasi chiamare come un A2, e come obiettivi credo che alla base abbiamo messo il fatto di poter riuscire a competere contro tutti gli avversari. In un campionato a così tante squadre e con così tanti club importanti sicuramente è un obiettivo ambizioso e noi abbiamo voglia di perseguirlo. Dovresti dirle il raggiungimento dei playoff, credo che dovremmo esserci. Ho detto prima che fare promesse o dichiarare obiettivi che non dipendono solo da noi non mi piace farli, perché sarebbero delle illusioni. Mi piacerà tanto riuscire a creare l'entusiasmo più che a parole, perché credo che sia abbastanza facile con qualche esternazione che non mi piace fare. Mi piacerà riuscire a crearlo con il lavoro e con i fatti. Grazie a lei. Scusami se ti ho chiamato con un altro nome. Buonasera mister, nell'immaginario del tifoso Varese, il giocatore lei ha parlato di giocatori forti, forse ha parlato di giocatori grandi, no? E quello che è andato in porto loro, no? Quindi Varese è forte, Nienza è forte, Flores è Rosina. Io però credo che insieme lì si vinca soprattutto dovendo, se parlava del gruppo, dell'intensità. Io credo che sempre fare di questi anni, condivido, era il mio pensiero anche prima quando ho parlato di giocatori forti, perché i giocatori forti ovviamente sul campo esistono le caratteristiche tecniche, tattiche, mentali, fisiche, e quindi forti dovrebbero comprendere più di una caratteristica o una caratteristica di queste che spicca, quindi sicuramente c'è bisogno di giocatori forti tecnicamente, giocatori forti caratterialmente, perché la piazza credo che lo richieda, e giocatori forti atleticamente, perché ovviamente disputare 42 partite e provarlo a fare sempre da protagonisti sicuramente c'è bisogno di tante energie. Massimo. Grazie. Lei, sua avventura porta anche a un buon successo con Roberto Stellone, porta anche
un'area dove è trappolata in primavera, come sono visto. Tenuto conto di quello che ha detto, anche se è stato un po' critico sulla squadra da costruire, lei preferisce eventualmente, ove volesse sposare la causa della freschezza, della gioventù di squadra, no? Preferisce più portare ragazzi che non hanno mai mangiato il famoso pane duro, quelli della primavera, oppure quelli che hanno mangiato il pane duro, ovvero quelli che provengono da sempre? In una piazza così sicuramente c'è bisogno di avere ragazzi che hanno voglia di mangiare il pane duro. Che non l'abbiano mai mangiato oppure l'hanno fatto da poco sicuramente non determina, però la voglia di volerlo mangiare duro, perché credo che qui sia molto duro, deve essere una caratteristica importante. Prima, buonasera, benvenuto. Grazie. Io uso International Web Post e volevo chiedere se già è stato deciso il numero dei collaboratori e che collaboratore si porta, se ci può dire qualcosa. Poi le volevo anche dire così, ma giusto per allargare un attimo quello che ho sentito, giusto di buono anche detto dalla collega Franco G sulla parte finale mondiale, io mi ricordo anche della sgroppata sulla sinistra con l'Australia che ci ha portato avanti e ricordo benissimo quella rete anche in semifinale. Come dire, c'è stato un crescendo in quella bella facevo. Ma vabbè, ma è quello, mi è piaciuto. Volevo chiedere invece come altra domanda. Ho seguito molto attentamente l'intervista che ha rilasciato sulla TV Juventina nel momento del saluto che ha fatto alla società bianconera, eccetera. Ho visto dei colleghi della TV veramente molto commossi e dispiaciuti di vederla andare via. E questa cosa mi ha colpito perché hanno puntato l'accento su un aspetto molto importante, che è quello della educazione, della signorità, dell'attenzione, tantissimi aspetti positivi mi hanno colpito, così come l'aspetto del gruppo. Ecco, allora le chiedo, lei punterà molto anche su questo aspetto che fa parte del suo carattere, più della tattica o cosa? Punterò tantissimo su questo aspetto perché per me è fondamentale poi per riuscire a trasmettere concetti tattici. È sempre stata la base di quello che ho provato a fare e continuerò su questa strada perché ci credo tantissimo, quindi riuscire a creare un qualcosa di importante facilita poi la trasmissione di tanti concetti che senza feeling, senza filo che conduce, sicuramente saranno più difficili da poter trasmettere. I collaboratori, quando torneremo qui tutti insieme, li presenteremo, sono già stati decisi, ma e presenteremo uno a uno quando saremo tutti sul posto. Franco Salata, Antonio Sud, benvenuto a Bari. Ha parlato all'inizio conferenza proprio di quello che gli ha lasciato la Juventus. Cosa può portare della mentalità bianconera qui? E poi una domanda tattica. Il regista è stato sempre un po' il cruccio della squadra di Bari. Le piace giocare con un regista di qualità che a centrocampo insomma faccia sentire la sua presenza più tecnicamente che tatticamente? Come ho detto prima, non ho moduli prestabiliti, quindi ho avuto a disposizione, non avendo mai costruito una squadra, ho sempre avuto a disposizione un insieme di ragazzi da dover mettere sul campo e provare a far integrare il meglio possibile. Qui lo step è diverso e insieme al direttore, ovviamente fidandomi tanto delle sue qualità, proveremo a mettere su una squadra di livello che possa confrontarsi a pari livello con tutte le squadre che appartengono a questo campionato. Quella è la base. Se ci saranno giocatori in grado di poter fare i registi bassi verranno presi in considerazione, se ci saranno ragazzi che potranno fare meglio da tre quarti verranno presi in considerazione. In base alle qualità della squadra che riusciremo a creare sicuramente proveremo a fare il meglio possibile per far esprimere a loro tutte le qualità che hanno. Ma sono stato tanti anni in quella società e quella società mi ha formato come professionista, mi ha formato come uomo, nonostante sono arrivato a un'età avanzata, una società solida, ovviamente i risultati lo testimoniano, e mi ha fatto crescere tantissimo e tutto quello che ho imparato lì proverò a portarmi avanti cercando sempre di migliorare, perché ovviamente provo a non accontentarmi mai. Un al volo Claudio e chiudo già visto l'utiliano. Il lupo più bello da cui è arrivato.
Ma farei torto a tanti altri che me ne sono arrivati altrettanto gradevoli, quindi me ne sono. Me ne sono arrivati tanti, quindi sicuramente quelli che mi sono arrivati mi hanno emozionato, perché mi piace creare delle relazioni importanti con le persone con cui sono affezionato, e sicuramente nominarne uno andrei un po' a discapito degli altri che mi hanno fatto piacere. No. Non lo sono mai stato e non credo che lo diventerò a breve. E non credo che lo diventerò a breve. Gianvito? Stasera ha sfoderato, diciamo, un'apparente tranquillità invidiabile, apparente, roba, diciamo, dal quinto rigore in finale dei mondiali. Ma lei, scusi, si arrabbia mai in vita sua? Nel senso, il rapporto con i giocatori, finora, quando diciamo con i più giovani, e adesso ne tocca quasi con dei suoi coetanei. Com'è? Cioè, è uno che chiama alle 10, quanti sto bevendo l'esame, stanno a casa, stanno bevendo, una persona attenta, una persona più tranquilla. No, qualsiasi di cosa, un'altra domanda si tocca fare quella più caratteriale. Quella più caratteriale. Ognuno ha il suo carattere e io ho questo e mi tengo questo, contento di averlo. E sono molto spigoloso, forse molto più di quello che sono sembrato, e provo sempre a fare quello che penso sia giusto fare. Le mie sensazioni spesso mi hanno aiutato, delle volte mi hanno fatto sbagliare, e anche più di delle volte, tante volte ho sbagliato, però l'ho sempre fatto provando a fare al massimo e la cosa migliore che in quel momento consideravo di dover fare. Quindi tutti gli errori che ho fatto e che probabilmente ripeterò, non credo quelli già fatti, perché sennò vuol dire che sono anche testone, mi sono serviti per poter migliorare. Ho ancora tanto da poter migliorare, ho tantissimo da voler migliorare soprattutto, e proverò a farlo in una piazza ambiziosa come quella di Bari, provando a ricreare grandissimo entusiasmo, non tanto con le dichiarazioni, perché come ho detto prima credo sia tanto, tanto semplice, ma promettere o creare entusiasmo con delle illusioni non credo che sia giusto. Proverò a farlo col lavoro quotidiano, cercando di avere a disposizione ragazzi che la pensano in questo modo, perché penso che siano le caratteristiche fondamentali per poter costruire qualcosa di importante. Sì, velocissimo, buonasera, ben arrivato. È una domanda che probabilmente vi chiederete. Lei si dice che ha vinto il direttore, quindi ci ha fatto intendere che il gruppo che le verrà messo a disposizione su quello lavorerà. Ecco, io chiedo a lei, al direttore, fermo restando che i giocatori buoni sono quelli bravi, ma si terrà d'occhio la carta d'identità, cioè si abbasserà l'età media della squadra, considerando anche l'esperienza del mister? Io su questo ho già risposto. È normale che tutti siamo pro giovani. I giovani devono essere bravi, se no la carta d'identità, andiamo fuori dalla scuola, andiamo al liceo e prendiamo tutti i giovani. Ho detto quelli buoni sono quelli bravi. Se tu vai a vedere le ultime partite, progetto, il giorno di ritorno, e guardi l'età dei giocatori che erano in campo, pare che l'età media sia abbassata tantissimo, perché, ripeto, Micali 93, Capardossi 96, Magic 97, cioè i giovani giocano a Bari, se tu guardi le squadre che hanno vinto il campionato, non penso che siano tanti giovani. Guarda l'età media del Benevento, guarda l'età media del Verona, guarda il Frosinone che hanno vicino. Cioè, noi siamo per i giovani, testimoniano che abbiamo preso un allenatore giovane. Poi bisogna fare il giusto mix, poi i giovani quando sbagliano una partita vanno incoraggiati e non bisogna dargli i quattro in pagella, perché magari il giovane lo soffre di più. Chi fa il nostro lavoro, tutti sono contenti di far giocare i giovani. Non pensare che noi siamo contenti di far giocare i giocatori di 30 e passa anni, quelli che ci abbiamo devono fare bene e possono fare bene, quelli che ci saranno vuol dire che sappiamo che possono dare tanto anche a livello di spogliatoio e anche a livello di tecnico in campo. Non è che non è una domanda che, cioè la mia risposta non è nervosa.
fare giocare una squadra di 18 anni. Siamo pronti a fare giocare una squadra di 18 anni? No, te lo chiedo anche a te, perché sai, siamo pronti tutti ad avere una squadra di 18 anni in campo, di 20 anni in campo? Io, questa domanda la faccio io a te. No, tu 18 anni non ti probabilmente no, allora dobbiamo fare un minuto, quello che cercheremo di fare. Allora, mister, abbiamo congelato altre domande? Da sogliare rimane. Per ora dovete sopportarmi ancora. No, per la vogliono rivolgere la conferenza, perché il mister magari lo congeliamo. Oh no. Oggi bisogna parlare di abbiamo parlato purtroppo. Basta, siamo a posto. Allora, però credo che era venuto del cuore per fare un provino che poi non si è mai fatto. Aia, è uscita. Con la Berta l'ha fatto, è stato 4 giorni, è stato a maggio. Sono stato 2 settimane. Sì, è stato messo da parte. Sono stato 2 settimane, ho provato l'ambiente che c'era. Insomma, una storia un po' più complicata da raccontare in breve, però sicuramente avevo già vissuto lo spogliatoio sotto altre vesti. Mario la voleva pure. C'era qualcosa dietro. Ho fatto casino io. No, ho fatto casino io a suo tempo. A suo tempo sì, adesso no, fortunatamente. Bene, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ah.